Ad un anno dalla sua uscita, sarà ancora valida la Mégane come macchina elettrica a livello di tecnologie e tutto quanto? Io sono Paolo, siamo su DriveK e andiamo a vederla insieme. Io vi ricordo che potete scoprire tutti gli allestimenti e tutte le configurazioni di questa Renault Mégane E-Tech sul nostro sito che vi lascio qua in alto a destra, sulla i, oppure ve lo lascio anche in descrizione. A livello di design in questo anno non è cambiato niente, troviamo sempre queste linee molto morbide che vanno a marcare un utilizzo più aerodinamico proprio per migliorare l'autonomia della vettura. I fari sono sempre full LED che garantiscono un'ottima visibilità sia in diurno sia in notturno, con le luci di posizione molto belle che vanno particolarmente di moda in questo ultimo periodo. Molto bello il dettaglio del logo Renault che va a nascondere tutta quella che è la sensoristica per gli ADAS e la guida autonoma di livello 2 e nasconde anche la camera frontale per i parcheggi e le manovre un pochino più ostiche. Sempre bello il design del cerchio, anche qui riempito parzialmente proprio per una questione aerodinamica. La misura un po' particolare, abbiamo un 215-45 su raggio 20, la gomma non è delle più economiche, però garantisce un buon comfort con una spalla sufficientemente sportiva. Belle anche le maniglie a scomparsa, sempre anche queste volte all'aerodinamicità, sia all'anteriore che per le portiere posteriori. Nella sezione posteriore, carino il dettaglio della E a contrasto rispetto al resto del logo Mégane cromato, e ovviamente anche questo va piuttosto di moda, il monociglio, chiamiamolo così, LED che percorre tutto quanto alla distanza sul portellone posteriore. Per quanto riguarda gli interni, anche qui non abbiamo cambiamenti particolari, io vi invito ad andare il video che abbiamo già pubblicato l'anno scorso in cui Alessio scende più nel dettaglio di tutto quello che è l'infotainment e gli interni. Quello che ritroviamo dopo un anno sono comunque dei buoni materiali in linea di massima sfruttati per l'abitacolo, gli assemblaggi sono in media con quello che è il segmento e tutte quelle che possono anche essere le competitor. Sicuramente c'è qualche dettaglino che sarebbe potuto essere rivisto, ad esempio l'utilizzo del piano black qua nella zona dell'infotainment, che purtroppo tende a lasciare un po' di ditate, o anche qua sui tasti del volante e nel volante in sé tende a evidenziare un pochettino la ditata. Una cosa che però non mi è piaciuta di questa vettura sono sicuramente i comandi al volante e tutto quello che è la zona raggiunta dalle mani. Trovo un po' macchinosi i comandi in sé, non tanto quelli sul volante quanto il satellite tipico di Renault per la regolazione delle radio, del volume, dei media, insomma, che va un po' a mescolarsi assieme all'asta del cambio moderna, quella che ha introdotto Tesla e Mercedes qualche anno fa, e tutto quello che sono i comandi di tergicristalli e simili. Sicuramente bello il dettaglio di poter switchare dallo specchietto tradizionale a quello a telecamera sfruttando la retrocamera posteriore, un pelo bassa la risoluzione ma non ci si lamenta di sicuro. Comodo anche il fatto che ci sia la piastra per la ricarica wireless e faccia funzionare Apple CarPlay ed Android Auto in wireless, e che abbiano messo un fermo in modo che il telefono non si muova. Però vi garantisco che l'utilizzo di Android Automotive come sistema operativo per il funzionamento del display e dei vari display, anzi, non vi farà rimpiangere Android Auto o Apple CarPlay in base al vostro smartphone, e andrete pressoché ad utilizzare soltanto quello. Molto buona l'abitabilità, io sono piuttosto abbondante, sono quasi intorno al 1,90 m, devo dire che sto piuttosto comodo, ho un buon spazio per la testa qua nella posizione di guida e riesco a trovare una buona posizione di guida che mi permetta comfort, sicurezza e, ma anche perché no, quasi sportiva, per essere una posizione un po' rialzata. Quindi, tutto sommato, un 8 su 10 Renault te lo voglio dare. Mi sei piaciuta. Per quanto riguarda l'abitabilità al posteriore, gli spazi sono buoni. Sicuramente sul sedile di guida, posizionato per la mia altezza, non ci starò. Per quanto riguarda invece una posizione del passeggero su un'altezza media tra l'1,75, ci sto, con le ginocchia non sto comodissimo, magari non per una lunga tratta, pecca un pochettino l'altezza, dato che hanno dato questo taglio un po' coupé al tetto. Peccato purtroppo che il portellone posteriore non sia elettroattuato, ce lo saremmo aspettati per questa fascia di prezzo e per questa gamma di allestimento. Però, nota positiva, il bagagliaio da oltre 400 litri si stabilisce tra i migliori di gamma. Da notare anche il piccolo sportellino per portare i cavi di ricarica, che però supporta fino a massimo 10 kg. Da 0 a 100 in 1,5 ore. No, non sto parlando dell'accelerazione del veicolo, sto bensì parlando della sua abilità di ricarica eccezionale. È uno dei punti più forti su cui Renault punta quando parla di questo veicolo. Infatti la sua capacità
di caricare la batteria del veicolo in circa un'oretta e mezzo, ovviamente dove la potenza massima è disponibile per quanto riguarda la ricarica, è ben pubblicizzata, ben sponsorizzata dal gruppo francese, proprio perché punta sul far capire che l'elettrico stia diventando sempre di più una tecnologia che si può sfruttare tutti i giorni. Questo ci significa, tornando nel tema principale ovviamente di cui parlavamo all'inizio, che a distanza da un anno di uscita il veicolo rimane comunque estremamente tecnologico ed estremamente abile nelle abilità di ricarica. Riesce infatti ad assorbire ben 22 kW dalle colonnine che lo consentono e non intorno agli 11 come siamo abituati nei veicoli più tradizionali, passatemi il termine, per quanto possa essere tradizionale un veicolo elettrico, ecco. Ovviamente adesso vi do anche il dato dello 0 a 100 che piace molto a chi va a scegliere una macchina elettrica, che nella motorizzazione più potente da 220 cavalli riesce a toccare in 7,5 secondi, quindi diciamo che comunque è un dato anche abbastanza vicino a quello che sono le competitor termiche di questo veicolo. Veicolo che ovviamente è limitato a 160 km/h come quasi tutte le macchine elettriche, questo perché punta più su quella che è l'autonomia, quindi la possibilità di percorrere chilometri con una sola carica, piuttosto che andare invece a prestazioni come potrebbe essere una rivale, una Tesla per intenderci, una Model Y. Infatti uno dei punti forti di questa Renault Megane è proprio l'autonomia che è dichiarata intorno ai 470 km e dobbiamo dire che in modalità eco a velocità autostradali limitata dalla centralina a 100 km/h riesce anche a superare, e questo ci ha stupiti. Riesce invece in condizioni ovviamente di temperatura adeguate sempre a stare all'intorno dei 400 430 450, se si è molto bravi col piede, per quanto riguarda appunto i chilometri percorsi con una sola carica di elettroni. Per quanto invece riguarda il comfort di guida, che è sicuramente uno degli aspetti su cui punta di più una macchina cittadina, una macchina tutti i giorni come questa, bisogna dire che nonostante il cerchio di una misura particolarmente abbondante, abbiamo un 20 pollici e una spalla tendente allo sportivo intorno al 45, la macchina si presenta molto comoda, questo dovuto da un setup delle sospensioni più puntato al morbido, al confortevole e meno sportivo, che si distanzia un po' da quella che era la Megane che conosciamo, la Megane del passato. Quindi in un utilizzo cittadino, in un utilizzo di tutti i giorni, come stiamo facendo adesso nella prova, ad esempio adesso c'è un dosso, la macchina quasi non lo sente, si è davvero molto molto comodi. Pecca ovviamente in quella che è dinamica di guida, quindi non ha una guida aggressiva, non ha una guida sportiva, ma sicuramente non è ciò che stiamo andando a cercare con questa Megane. Cerchiamo appunto una macchina che ci possa portare tutti i giorni, ma anche che si possa permettere un bel viaggetto, perché comunque 450-500, in base alla velocità che vogliamo ottenere, chilometri di autonomia non sono affatto pochi. Si riesce tranquillamente ad arrivare, partendo da Milano per esempio, dove siamo noi adesso, riusciamo ad arrivare in centro Italia. È molto bello il fatto che il navigatore di serie, che è basato su, come dicevamo prima, Android Automotive, sfrutta Google Maps, il che ci permette di inserire una destinazione e lui ci darà direttamente la destinazione con le varie colonnine di ricarica che abbiamo lungo la strada, quindi ci proietta un percorso che è già adatto a quelle che sono le nostre esigenze di guida. L'ho trovato molto interessante e molto comodo, devo essere del tutto sincero. Per quanto riguarda invece quelli che ho notato possono essere gli aspetti negativi, sono pochi, perché tutto sommato devo dire il veicolo è costruito bene, si comporta molto bene in strada. Sicuramente non vado matto per il sistema di guida one pedal, quindi usando solo il pedale d'acceleratore che Renault ha tarato. Mi spiego meglio. Purtroppo quando si va a guidare sfruttando un solo pedale, quindi gestendo praticamente frenata rigenerativa e accelerazione con un pedale solo, arrivati a basse velocità viene staccata questa cosa e la macchina è libera di andare, quindi ci costringe a fermarci usando il pedale del freno, che purtroppo non è tarato alla perfezione, risulta un po' macchinoso, un po' in stile Renault. Chi è abituato al marchio sicuramente sa di cosa parlo e ha idea di cosa io stia cercando di spiegare. Come ho detto prima, mi trovo un po' confuso da tutto quello che è la strumentazione qua di fronte a me. Non ne vado matto, troppi pulsanti tendono a distrarre dalla guida. Quello è una nota che purtroppo le auto moderne stanno continuando ad aggiungere pulsanti
non sono particolarmente un fan. Sono, per quanto io sia giovane, sono fan di un design più semplice. Comode le palette che nell'elettrico non servono ovviamente a cambiare marcia, ma aumentare e diminuire la potenza della frenata rigenerativa. Come ho detto prima, molto comodo lo specchietto che può essere impostato come una videocamera, come ce l'ho io al momento impostato, perché purtroppo il lunotto posteriore è molto sottile, abbastanza basso e devo dire la visibilità non è perfetta, quindi io lo mantengo su questa impostazione di telecamera che fa un po' strano all'inizio, devo dire, perché non si è abituati ad avere una telecamera nella guida più tradizionale, però una volta che ci si abitua va benissimo ed è sicuramente più comodo di uno specchio in cui purtroppo la visibilità si è ridotta. Per quanto riguarda la sensoristica dell'ADAS, devo dire che dopo un anno di vita di questa nuova Megane si difende comunque ancora benissimo. I sensori sono tarati molto bene, la frenata non è troppo brusca quando ci si avvicina a una macchina, a un ostacolo, è comunque abbastanza morbida anche la ripartenza in fase di accelerazione e soprattutto, a differenza del Compass che abbiamo provato qualche tempo fa qua sul canale, devo dire che anche il mantenimento di corsia non è eccessivamente fastidioso, non tende a tirare, mantiene bene il centro della corsia senza lamentarsi troppo, diciamo, ecco. Quindi devo dire, gli ADAS passano il test anzianità, se così la vogliamo chiamare, una macchina che comunque ha un anno di vita, quindi relativamente poco, ma vista la velocità con cui si stanno evolvendo le cose, in maniera abbastanza sostanziosa, in un anno ci sono tantissime differenze sia a livello di novità di vetture che di tecnologie a bordo. Comunque la macchina di potenza ne ha, 220 cavalli non sono pochi, soprattutto in elettrico, e se noi schiacciamo giù tutto rimanendo a velocità codice, ragazzi, ti incolla al sedile, a differenza di una vettura termica a parità di cavalli, che sia diesel o benzina. L'elettrico da questo punto di vista è assolutamente impareggiabile. Ecco, una piccola nota che ho notato, a differenza di Alessio quando aveva recensito lui questa macchina la prima volta, quando appena uscita, non aveva lamentato particolarmente questo spigolo qua nella console centrale. Io purtroppo, per com'è la mia posizione di guida e come tendo a guidare, mi appoggio molto su questo lato. Lo spigolo sì, lo sento, però non mi dà un particolare fastidio, non rovina di certo la mia esperienza di guida o di comfort. Non ho parlato dei consumi, ovviamente, perché l'ho voluto tenere per ultimo come punto, che è un po' ciò su cui si aggiornano sempre i veicoli elettrici o ibridi che siano, ma ovviamente gli elettrici puntano tutto ad avere vetture dai consumi il più basso possibile per poter avere autonomie sempre maggiori. Devo dire che la Renault si conferma nell'eccellenza, soprattutto della categoria e dello stoccaggio di potenza, che è in questo caso di 60 kWh. Devo dire davvero, davvero buoni, perché con una guida normale, quindi cittadina, tranquilla, normalissima, senza andare a schiacciare il pedale a cannone tutto il tempo, la macchina si attesta tra i 13 e i 15 kWh ogni 100 km, che è un consumo davvero buono rispetto a magari concorrenti come possono essere la Volkswagen ID, come possono essere il Cupra Born, come possono essere, insomma, anche banalmente una Renault Zoe. Dobbiamo dire che l'esperienza di Renault, che ha di sviluppo a partire dalla Zoe, le garantisce questa ottimizzazione di quello che è il pacco batterie e centralina, software e tutto quello che ne concerne. E complimenti, perché davvero ci troviamo in una situazione in cui abbiamo dei consumi molto bassi e con un pacco batterie più piccolo della media riusciamo a pareggiare i chilometri. Un pacco batterie più piccolo della media vuol dire anche tenere i pesi più bassi, infatti abbiamo 1636 kg a vuoto, che è un ottimo peso per una macchina elettrica. Certo, per una macchina termica si suol dire ma è un barcone quella roba lì. Per una macchina elettrica da 4,20 m con un passo intorno ai 2,86 m, quindi una buona abitabilità e una buona lunghezza senza andare ad avere davvero un transatlantico da poter guidare, 1636 kg è davvero eccezionale. Quindi torniamo a quello che era il punto d'inizio. Dopo un anno di vita di questa vettura, è ancora valida tuttora oggi? Assolutamente sì, devo dire, tecnologia a bordo, sulla quale appunto non mi sono dilungato perché vi invitiamo a guardare il video che era stato fatto in precedenza, molto più dettagliato.
Sì, assolutamente sì, si difende ancora benissimo come se fosse uscita l'altro ieri. Approvatissima, devo dire, tra consumi e autonomia si comporta come una normalissima auto a benzina. Soprattutto un grandissimo pro è la possibilità di ricaricarla in brevissimo tempo rispetto ovviamente alle altre elettriche tradizionali. Quindi io voglio sapere la vostra nei commenti. Voi li spendereste 45.000 euro per comprare il top di gamma, che non è quello che abbiamo in dotazione oggi, oggi abbiamo il medio di gamma. Quindi, voi li spendereste 45.000 euro per questa Megane E-Tech? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.